Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Outsider ti guarda in faccia su teleibs.it e ti ascolta su Radio Azimut Network. Salve a tutti e ben ritrovati. Siamo con l'onorevole Giovanni Lavia, capogruppo del partito, capogruppo parlamentare all'Eurocamera per il nuovo centrodestra e candidato alle prossime elezioni europee del 25 maggio con il nuovo centrodestra parlamentare europeo dal 2009. È un piacere averla con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo il piacere di averla con noi sia per quanto riguarda le imminenti elezioni europee del 25 maggio, sia per quanto riguarda anche le amministrative di Mazara del Vallo quasi nello stesso periodo. Ma iniziamo parlando d'Europa. Uno dei grandi temi che ha riguardato da vicino l'Unione Europea è stato l'immigrazione clandestina. Abbiamo tutti sotto gli occhi cosa è accaduto il 3 ottobre del 2013. Sono state a Strasburgo una settimana fa, è stato approvato il fondo di sicurezza interno rivolto per la sicurezza appunto delle frontiere esterne. Ci può spiegare cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di un sistema di finanziamento che riguarda i richiedenti asilo, che in realtà sono e devono essere un problema europeo. Abbiamo detto sin dall'inizio, come parlamentari europei italiani e soprattutto come parlamentari europei siciliani del nuovo centrodestra, che non possiamo pensare che il problema dell'immigrazione sia esclusivamente un problema del paese nel quale avviene il primo sbarco. È e deve essere un problema europeo. Per questa ragione siamo riusciti a ottenere la realizzazione di un specifico provvedimento normativo con una propria dotazione finanziaria che serve a tutelare, sostenere e accompagnare il processo dei richiedenti asilo. Richiedenti asilo sono quei migranti che non migrano per motivi economici, ma migrano perché nel loro paese esistono condizioni che non consentono una vita civile e normale. Quindi che sfuggono dai paesi in guerra, come la situazione della Siria, che sfuggono a paesi o a persecuzioni di tipo religioso, che sfuggono ovviamente a situazioni di crisi internazionale nelle quali non coesistono più le condizioni per poter vivere secondo il normale modo al quale siamo ovviamente tutti abituati. Quindi chi sfugge da queste condizioni ha lo status per poter richiedere l'asilo politico e durante tutto questo processo viene accompagnato da risorse europee, sia in termini di accoglienza, sia in termini di mantenimento, sia in termini ovviamente di inserimento nella società, perché possa poi a tutti gli effetti poter svolgere la propria attività all'interno del nostro sistema europeo come cittadino europeo. Spesso noi guardiamo all'Europa come un'ombra dalla quale essere indecisi se spostarci oppure continuare a ripararci dal sole delle riforme, dal sole dell'economia. E sono stati attuati diversi progetti in questo periodo, su tutti progetti che riguardano l'agricoltura e la pesca, due temi fondamentali. E soprattutto delle riforme che hanno fatto anche molto discutere. Ci può spiegare cosa si tratta riguardo a questi due settori? L'Europa evidentemente è un'entità sovranazionale e quindi in un'entità sovranazionale bisogna trovare la mediazione tra 28 paesi diversi, tra posizioni diverse. In alcuni casi questo è più semplice perché tutti viviamo le stesse condizioni, è quello che accade per l'agricoltura, dove sì ci sono interessi diversi, perché l'agricoltura continentale non è uguale a quella mediterranea. Loro coltivano il mais e hanno tanti allevamenti, noi in realtà abbiamo produzioni mediterranee come può essere
l'uva, il vino, l'olio, gli agrumi. Quindi ci ritroviamo rispetto a prodotti diversi, con interessi diversi, ma la politica agricola è una politica unica. È la più grande politica europea. Pensate che il 40% del bilancio dell'UE viene destinato alla politica agricola. E questa grande politica l'abbiamo riformata. Io sono stato il relatore della riforma in Parlamento. Abbiamo modificato profondamente i meccanismi di intervento, cercando di mettere in pista una politica che sia più equa nei confronti di tutti gli agricoltori, che consenta a tutti, anche a tutti quelli che si dedicano a coltivazioni tipicamente mediterranee come le nostre, che solitamente sono state escluse da alcune tipologie di aiuti. Pensate che mentre chi coltivava il mais aveva un aiuto a ettaro, chi coltivava il vigneto non ce l'aveva. Con la nuova riforma saranno posti sullo stesso piano e avranno la stessa tipologia di aiuto. Dall'altro lato c'è la politica della pesca, e la politica della pesca invece è una politica profondamente diversa, dove la pesca mediterranea viene purtroppo penalizzata. Perché? Perché all'interno di questo mare, che è il Mar Mediterraneo, abbiamo nel nord Europa, cioè tutti i paesi della sponda nord, che quindi sono i paesi europei, che hanno alcune regole comuni, mentre invece i paesi della sponda sud le stesse regole non ce l'hanno. E non è possibile avere una così difficile competizione, perché non puoi competere con chi ha costi più bassi del fattore produttivo gasolio, con chi ha costi più bassi della manodopera, con chi non deve rispettare le regole del fermo biologico, con chi invece può utilizzare degli strumenti di pesca che da noi non sono possibili, utilizza maglie molto più strette delle nostre nella pesca a strascico e così via. Quindi ci sono condizioni diverse, non possiamo competere a armi pari, e questo ha fatto sì che la nostra marineria e tutte le nostre marinerie siano in crisi. Per questo abbiamo detto in Europa, e ripetiamo ormai da alcuni mesi, che l'unico modello di competizione che possiamo ammettere è quella che si realizzerà dopo degli accordi bilaterali con questi paesi. La pesca la potremo regolamentare nel Mar Mediterraneo, ma solo dopo che facciamo accordi con la Tunisia, con l'Algeria, con la Libia, con tutti i paesi rivieraschi della sponda sud, dicendo: adottiamo regole comuni e noi vi aiuteremo in altri ambiti, perché se no il rischio di questa liberalizzazione selvaggia che abbiamo sulla pesca è che loro vengano a pescare vicino alle nostre coste, in prossimità delle nostre acque territoriali, mentre invece noi non possiamo fare lo stesso nei loro confronti, e questa è una competizione che ovviamente non possiamo sostenere. Ritornando a parlare di agricoltura, secondo un'indagine Istat è stato rilevato che circa 7 milioni e mezzo di chili di arance provenienti dai paesi esteri transitano per il nostro paese, e questo ne vale di tanti agricoltori, ne vale del lavoro di tanti agricoltori, e in particolare di agricoltori siciliani che hanno difficoltà a produrre ad esportare e a commerciare attraverso con l'utilizzo delle loro arance, dei loro prodotti. Ecco, volevo sapere come si può affrontare questa problematica. Intanto 7 milioni e mezzo di chili sono una quantità molto ma molto contenuta, perché alla fine 7 milioni e mezzo di chili sono 7.500 tonnellate. Quindi un quantitativo che soprattutto viene a essere importato nei periodi nei quali non c'è produzione nel nostro emisfero. Quindi sono prodotti che entrano in periodi nei quali non c'è la produzione siciliana. Negli altri periodi, in realtà, di prodotto dall'estero, non solo le statistiche, ma anche gli uffici doganali ci dicono che ne arriva ben poco. Non c'è questa competizione. Anche perché, visto i prezzi che ci sono attualmente sui nostri mercati alla produzione, estremamente bassi, a questi prezzi non sarebbe per nessuno conveniente pagare i costi di produzione, i costi di lavorazione, di esportazione per arrivare sui nostri mercati. Il problema è quello che dobbiamo essere capaci di trovare nuovi mercati, e questo in realtà i nostri operatori lo fanno solo in parte, perché mirano sempre a cercare spazio sul mercato nazionale, che è un mercato saturo, è un mercato maturo, è un mercato nel quale ormai la competizione è serratissima e non c'è possibilità
di trovare nuovi spazi. Soprattutto la crisi degli ultimi anni, che ha determinato una riduzione dei consumi, ha messo in crisi tutti quegli operatori che stavano esclusivamente sul mercato nazionale. Abbiamo la necessità di trovare spazi commerciali sui mercati esteri, dove la competizione esiste con tutti gli altri paesi produttori, che sia Spagna, Grecia o Portogallo. Abbiamo la necessità sugli altri, negli altri mercati europei, di affermare il nostro prodotto. In questa direzione ancora tanto percorso dobbiamo fare, soprattutto aggregando i produttori, perché chi è piccolo può rifornire il mercato nazionale ma non può fare il mercato estero, perché non ha le condizioni per poter competere su quel mercato. Ma purtroppo i nostri produttori sono sempre molto individualisti e hanno difficoltà nell'associarsi, perché solo chi sta insieme, chi raggiunge le masse critiche di prodotto, può affrontare mercati lontani che richiedono anche investimenti, ma anche continuità di offerte e grandi volumi. Quindi in questa direzione ancora c'è molto da fare e credo che i nostri produttori saranno costretti dalla crisi a stare insieme per non scomparire. Chiarissimo, dunque noi ci fermiamo per un attimo per lo spazio pubblicitario, ma ritorniamo fra poco sempre qui, sempre con l'onorevole Giovanni Latti. A fra poco. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ben ritrovati, siamo con l'onorevole Giovanni Lavia. Abbiamo parlato d'Europa, in particolare dei temi riguardanti l'immigrazione e l'agricoltura. Altro tema fondamentale dal punto di vista commerciale è senza dubbio quello della pesca, nei cui confronti l'Europa ha previsto un regolamento un regolamento nuovo che riguarda la pesca, l'attività svolta attraverso reti a maglie larghe. Regolamento che, se da un lato salvaguarda le specie di pesci più piccoli, che sono prevalentemente nel nostro mare, e dall'altro però penalizza il commercio di molti pescherecci, ma soprattutto penalizza anche il commercio di molti ristoranti. Se ci può dire qualcosa in merito e come far sì di ovviare a questo problema. Questo è un grande problema, perché in Europa esiste da un lato un'attenzione alla pesca atlantica, quella che è la Spagna, ma tanti altri paesi europei svolgono nell'oceano, e dall'altro lato la pesca mediterranea, che è un interesse invece di una parte delle flotte spagnole, di una parte delle flotte francesi, ma è un interesse soprattutto italiano, greco. È chiaro che su questi temi esistono grandi difficoltà, perché la stragrande maggioranza dei paesi, soprattutto quelli del nord Europa, dall'Inghilterra all'Irlanda, a quelli che si affacciano sul Mar Baltico, sono tutti interessati alla pesca oceanica, e quindi buona parte delle decisioni prese in Europa di fatto sono tarate per quella tipologia di pesca e non calibrate per quella che è invece la pesca mediterranea. Nel Mediterraneo, come dicevo prima, esiste un'altra grande difficoltà, che ci si confronta con i pescatori che invece possono operare senza regole, quelli della sponda sud, quelli della costa africana, quindi che siano marocchini, algerini, tunisini, libici o egiziani, sono tutti pescatori che non hanno un quadro delle regole analogo ai nostri e quindi si possono permettere di pescare in condizioni fortemente avvantaggiate rispetto ai nostri operatori. Per questa ragione abbiamo sempre tentato di fare degli accordi bilaterali con questi paesi della sponda sud, che se da un lato possono prevedere degli aiuti europei a questi paesi, che servono appunto per fare in modo che questi paesi possano svilupparsi in termini di infrastrutture, e dall'altro lato prevedere però che adottino nel campo della pesca le nostre stesse regole. Perché dobbiamo da un lato tutelare quelli che sono gli stock ittici del Mediterraneo e quindi far sì che i pesci più piccoli, appena nati, prima che si avvii un percorso di aumento della relativa taglia, possano rimanere in mare, e dall'altro lato far sì che ci sia reddito per i nostri pescatori e quindi pesce disponibile per le nostre mense europee.
E questo lo potremo fare solo con una cooperazione forte tutti quanti insieme. Dall'altro lato bisogna anche convincersi che dobbiamo ristrutturare quella che è e quelle che sono le nostre flotte di pesca. Perché? Perché tra una barca vecchia che consuma tanto e che quindi non è competitiva e una barca nuova che è magari di dimensioni più piccole ma moderna, tecnologicamente dotata, ci devono essere condizioni per poter effettuare il ricambio delle imbarcazioni in modo che i nostri pescatori diventino più competitivi. Una barca di 30 anni fa, magari riammodernata, ha consumi unitari per una giornata di lavoro in mare che non sono comparabili con quelli di una barca moderna con un motore moderno. E allora dobbiamo fare in modo che la nostra flotta si ristrutturi, e per questo ci siamo battuti perché all'interno dei fondi della pesca non ci fossero solo le risorse per la rottamazione delle barche, ma anche quelli per la sostituzione senza aumento della potenzialità di pesca delle singole imbarcazioni. Su questo credo che si debba ancora lavorare, ma ci possono essere le condizioni per poterla spuntare. Punti, questi che ha detto lei, che sicuramente riguardano da vicino una città come Mazara del Vallo, che ha fondato la sua storia prevalentemente nella pesca. Le chiedo, in quanto europarlamentare, se innanzitutto, ma come si diceva fino a qualche tempo fa, se Mazara del Vallo è ancora il terzo porto peschereccio oppure fra l'elite dei porti pescherecci a livello europeo, cosa si può fare, visto che comunque il settore della pesca è un settore che negli ultimi anni ha attraversato dei momenti in cui ha fatto molta fatica. Mazara è sempre uno dei grandi porti mediterranei, per cui mantiene sicuramente, pur avendo perso tante imbarcazioni che sono state smantellate nel tempo e tanti armatori che hanno chiuso la loro attività, mantiene sempre una posizione di leadership sul piano europeo ed è una delle grandi realtà pescherecce del Mediterraneo. Dall'altro lato però dobbiamo anche fare tutti un minimo di mea culpa, perché la politica europea della pesca non è sicuramente una delle più grandi politiche, siamo riusciti a mantenere le risorse a questa politica, ma abbiamo sicuramente molto da fare perché questa politica venga nuovamente tarata su quelle che sono le peculiarità mediterranee. In questa direzione credo che anche gli abitanti di Mazara debbano fare la loro parte. Direte come? Ma sicuramente attraverso la selezione, scelta di parlamentari che si dedichino a quell'attività. Perché non è pensabile che alcune forze politiche candidino persone la cui specialità è esclusivamente l'antimafia. Non possiamo andare in Europa, dove si decidono le politiche economiche che riguardano gli interessi del nostro paese, senza portare competenze, professionalità, impegno. E questo lo si può vedere attraverso i dati dell'ultima legislatura. Potranno coloro che ci ascoltano, coloro che ci guardano, vedere quali sono i dati di presenza, di attività, di impegno dei singoli parlamentari europei presenti, e potranno fare con tranquillità e senza dubbio, senza timore di critica, una valutazione comparativa tra i candidati e tra le forze politiche. E solo alcune forze politiche hanno avuto presenza, attività e impegno, mentre i parlamentari di altre forze politiche hanno semplicemente occupato dei posti. Allora qua sono anche i cittadini di Mazara che possono fare la loro selezione. Io so, come nuovo centrodestra, che noi abbiamo fatto con impegno il nostro lavoro, massimi livelli di presenza e di attività, siamo stati relatori di grandi progetti di legge. Io sono stato il relatore generale del bilancio dell'Europa, il relatore generale della politica agricola comune, la più grande politica comunitaria. Allora, ho avuto presenze, emendamenti presentati e anche approvati nell'ambito della Commissione Pesca, non credo che gli altri possano dire altrettanto. Abbiamo fatto, diciamo, questa trasvolata da Strasburgo a Mazara del Vallo. A Mazara del Vallo rimaniamo e proiettiamoci verso le prossime elezioni amministrative. Nuovo Centrodestra è lo stesso gruppo del candidato a sindaco, il dottor Giuseppe Siracusa. E come Giovanni Lavia inquadra Giuseppe Siracusa e perché secondo Giovanni Lavia i cittadini mazzaresi avrebbero, diciamo così, la possibilità di votarlo, e perché dovrebbero votarlo?
Sicuramente Giuseppe Siracusa è una persona coerente, capace, con adeguate professionalità per fare il sindaco in questa bellissima città. Dall'altro lato, in questo quadro politico di estrema frammentazione, è un candidato che ha riferimenti politici del suo partito a tutti i livelli, che sono ovviamente la regione, che sono il piano nazionale e il piano europeo. Per questo potremo dare e si potrà dare al candidato tutto il supporto che è necessario per la crescita di questo territorio. Dall'altro lato dobbiamo dire che purtroppo le elezioni amministrative diventano sempre più delle competizioni difficili con moltissimi candidati, dove prevalgono gli schieramenti e le relazioni esistenti sul territorio rispetto alle grandi famiglie politiche, e quindi questo rende più difficile ovviamente accostare le elezioni amministrative a tutte le altre elezioni che ci sono in atto. Ci rendiamo conto per questo che, per esempio, la contemporaneità tra elezioni amministrative e elezioni europee condurrà inevitabili disguidi, per cui io che sono candidato alle elezioni europee probabilmente prenderò qualche voto nelle elezioni amministrative, ci sarà qualche candidato alle amministrative che prenderà voti per le europee. In realtà saranno tutti annullati entrambi perché non siamo in quelle liste, ma talvolta questo accade. Per le elezioni europee abbiamo tutti i simboli di partito, per le elezioni amministrative le liste che sostengono i diversi candidati hanno invece solitamente simboli civici, per cui questo continua a generare confusione, e soprattutto quando ci sono gli stessi simboli sia alle elezioni amministrative, come nel caso di Pino Siracusa, sia alle elezioni europee, il rischio talvolta è che qualche candidato alle europee venga ad essere votato per le amministrative, quando qualche candidato per le amministrative venga a essere candidato per le europee. Torniamo, anzi, rimaniamo in Europa e torniamo dunque alla sua candidatura europea. E volevamo chiederle quale delle sue tante attività la rende più orgoglioso e in che modo vuole proseguire il suo percorso. Sicuramente, se una cosa mi rende orgoglioso è quello di aver fatto il relatore generale del bilancio e il relatore generale della politica per la riforma e la politica agricola comune. Come relatore generale del bilancio sono riuscito in questi anni ad ottenere che alla Sicilia per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 arrivino più risorse rispetto al passato. Avremo più risorse europee, e questo è il risultato di anni di impegno e di lavoro. Dall'altro lato abbiamo mantenuto inalterate le risorse per la politica agricola comune. In altri termini, abbiamo combattuto perché la più grande politica europea, che è una delle poche che a noi del sud Italia e soprattutto a noi siciliani dà risposte, ristoro, risorse, possa continuare a rimanere una politica forte, e dall'altro lato abbiamo fatto in modo che possa diventare anche una politica più equa, per cui tutti i produttori, questo è un altro elemento di orgoglio, tutti i produttori avranno le risorse. Cioè, in passato, per esempio, i produttori del comparto vitivinicolo, i produttori che facevano fruttiferi, quindi uva da tavola, così come pesche, albicocche, oppure quelli che facevano ortaggi in pieno campo, oppure ancora quelli che facevano frutta secca, erano esclusi da alcune tipologie di aiuto. Per l'azione svolta sul piano comunitario diventeranno beneficiari a partire dal 1 gennaio 2015 e da questo anno in poi. Questo significa che una provincia come quella di Trapani, una provincia totalmente o quasi esclusivamente vitata o dedita alla viticoltura, si da adesso non ha preso niente, dal 2015 comincerà a prendere alcuni milioni prima, e che poi diventeranno decine di milioni di euro negli anni successivi. E questo è un risultato non dell'attività di qualcun altro, ma è un risultato del lavoro di Giovanni Lavia in Europa, e di questo ne sono orgoglioso. Un'ultima battuta per i suoi elettori: cosa vorrebbe dire loro, perché dovrebbero votare Giovanni Lavia? Secondo me dovrebbero votare Giovanni Lavia per due o tre ordini di motivi. Comincio dal primo: perché è una persona seria, che ha una professionalità alle spalle. Sono professore ordinario di economia e politica agraria, e la politica agraria è la più grande politica comunitaria. Il
40% del bilancio dell'Europa va a questa politica. E ho dimostrato di essere persona seria e competente anche perché me lo hanno riconosciuto gli altri 750 parlamentari che mi hanno dato il ruolo di relatore alla riforma, cioè mi hanno dato il ruolo di seguire per tutto il Parlamento la riforma e la politica agricola comune. Mi dovrebbero votare perché, secondo quello che penso, sono una persona presente sul territorio, ma non presente in campagna elettorale. Scherzo dicendo che facciamo una contabilizzazione, visto che vengo dalla provincia di Catania, di quante volte sono venuto in questi 5 anni di mandato europeo in provincia di Trapani. E ogni mese sostanzialmente ho fatto una capatina, per cui sono un parlamentare che, al di là dello stare a Bruxelles, col 100% di presenza in Parlamento, e quindi in 5 anni non ho perso una seduta, sono stato fortunato, sono stato bene di salute, non ho avuto gravi problemi familiari, quindi sono riuscito tutto ad affrontarlo nei fine settimana senza intaccare quei giorni, quei 4 giorni a settimana, da lunedì a giovedì, nei quali sono stato a Bruxelles. E questo mi porta a chiudere la legislatura col 100% di presenza in plenaria e in commissione, e con numeri circa la mia attività da parlamentare che mi inquadra tra i primi 10 parlamentari per attività in Europa. E allora, detto questo, dico che secondo me dovrebbero dare continuità all'impegno, perché nei primi 5 anni inevitabilmente si passa del tempo a imparare. Oggi sarei nelle condizioni, a partire dal primo giorno della legislatura, di dare un apporto e un riscontro a quella che sono, a quelli che sono gli interessi del mio paese e della mia regione. Dall'altro lato, un ultimo motivo, perché secondo me gli elettori potrebbero prescegliere la mia candidatura a dispetto di altre, è che sono uno raggiungibile. Cioè sono uno che, come mi riconoscono tutti i miei elettori, quelli che realmente mi incontrano e hanno con me rapporti, sono uno che risponde al telefono, ha una segreteria aperta 12 ore al giorno, non lascia mai passare una settimana senza che ci sia la possibilità di un appuntamento. Un caffè o un bar con un amico c'è sempre la possibilità di prenderselo, e quindi c'è la possibilità di affrontare un tema, affrontare una difficoltà e cercare sempre una soluzione. E prima di salutarla volevo chiederle che ruolo avrà la Sicilia in Europa dalle prossime elezioni fin ai prossimi anni. Viene a seguire. Sicuramente la Sicilia è una piattaforma al centro del Mediterraneo, e visto che le politiche euromediterranee tenderanno ad avere importanza crescente, perché dovremo affrontare tutti i temi e i problemi che questa nuova sponda di criticità europea pone all'attenzione di tutti i 28 paesi dell'Unione. In questo la Sicilia non può che essere l'avamposto e deve essere centrale in queste politiche. Per questa ragione ci sono le condizioni per riportare centralità allo sviluppo, per mantenere nel tempo risorse, per incrementarle, ma dovremmo poi utilizzarle sul piano locale in modo positivo e proficuo. Non possiamo pensare che le risorse che ci arrivano debbano essere finalizzate a sostituire la spesa regionale e a diventare spesa corrente. Dobbiamo realmente utilizzare queste risorse per fare investimenti, per determinare crescita, riqualificazione professionale e per abbattere quello che è il più grande problema che abbiamo di fronte, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Perché non possiamo pensare che i nostri giovani, i nostri figli, anziché rimanere nel nostro territorio a creare sviluppo, dopo ingenti investimenti del territorio e delle famiglie per formarli, vadano a lavorare altrove, perché questa è la nostra ricchezza che si trasforma nella nostra povertà, perché perdiamo le risorse migliori che vanno fuori e che evidentemente non ci consentono e non ci aiutano a uscire da una situazione di difficoltà che viviamo ogni giorno. Noi ringraziamo l'onorevole Giovanni Lavia e ringraziamo di essere stato qui con noi. È tutto, ringraziamo i nostri ascoltatori e l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie onorevole. Grazie a voi. Outsider ti guarda in faccia su teleibs.it e ti ascolta su Radio Azimuth Network. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più.
E tu?